Un particolare importante, il gampo, vedete? Anche questo è un punto molto molto insidioso. Bisogna veramente bene 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 mettere il sale nel gampo. Quindi alzatelo in questo modo, recuperate il sale. C'è qualche forellino, dovete mettere il sale in maniera sicura, che è importante questo punto. Molti questo lo fanno tanto per fare, poi da qua che entra la mosca, dico. Ecco qua il sale, è fondamentale. I prosciutti sono importanti da fare perché poi ci può mettere più tempo la stagionatura, però ve lo giocate solamente nel caso entra qualche mosca e potrebbe anche infettare da quello poi i vermi, insomma. Difficilmente recupererete un prosciutto che è stato colpito dalla mosca che è caduta. Il problema: la mosca non vuol dire che passi un secondo, la mosca si deposita, fa le uova, insomma, che una che passa non vuol dire nulla, però bisogna evitare a lunga scadenza questa possibilità. Anche qua vedete, in questi punti, senza neanche pensarci un po', sale grosso quando ce ne vuole. Ecco qua. Anche per salutino ancora, vedete? Anche questi punti che sembrano poco poco tagliati, vedete, da quando il macellaio ha fatto il lavoro, chiaramente c'è qualche cosa che è stata toccata. Aprire tutti i punti, nessuno a caso, che basta un forellino, non è che quello entra e poi si inietta all'interno. Buonanotte. Vedete qua, il sale si può sempre recuperare così. Ok. Qua che c'è questo foro, riempire anche all'interno di qua, vedete? Più possibile. Anche con le dita volendo. Anche questo punto che vi faccio vedere è importante, dove c'è la noce, qua vedete, è importante vicino la noce mettere del sale, anche fino volendo, aiutatevi sia con quello fino che con quello grosso, vedete qua, in questo punto è fondamentale. Ve lo dico per esperienza, perché se omettete questa cosa, poi non voglio essere adesso quello che sta giocando troppo, ma fidatevi che dico quello che è. Perché specialmente quando non si ha una grande esperienza, bisogna insistere così, ecco. Non lasciare nulla a caso. Ok. Possiamo quasi finire. Ecco qua. E per oggi il prosciutto è pronto. Poi facciamo che ogni 2-3 giorni valuteremo di fare altre passate con sale. Un po' di sale in eccesso è anche intelligente lasciare perché ci finisce ancora un po' di scolo. Anche io, se ci fate caso, ho lasciato una leggera pendenza proprio per favorire questa cosa, ecco. Ok. Vedete qua? Che mi era sfuggito. Qua ci va ancora sale. Così. Ok. E stasera ci siamo.